siamo tornati su Adopt Me, la modalità di Roblox dove io ho la figlioletta. E io cerco papà. Non ti preoccupare che adesso il papà arriva, eh. Però prima voglio vedere la mia casa, perché hanno inserito che si può personalizzare la casa ed io per ora ho messo soltanto questa carta da parati bellissima con le spade e questa libreria con la cultura, eh? La cultura. Ma che io ti femminuccia, quindi non piace spade. Non me ne frega niente, io sono maschietto e mi piacciono le spade. Allora sto arrivando, questa è la mia piccola bellissima casetta. E sto arrivando da te che mi attendi nella nursery, giusto? Sì, nursery. Per essere adottata, giusto? E io sto arrivando proprio per adottarti. Allora, questa città me la ricordo molto bene. Noi le ultime cose che abbiamo fatto quando ci giocavamo, se ve lo ricordate, se c'eravate, scrivete hashtag io c'ero nei commenti. Noi le ultime cose eravamo prendere il gelato, poi eravamo andati dal dentista, al parco giochi. Ti ricordi al parco giochi? Ti sei divertita, eh? Sì, che sono caduta con la faccia per terra nella sabbia. Ma ora vendono il go-kart e il glider! Mamma mia! Sì, ma io voglio un nuovo papà! Arriva il nuovo papà, arriva, eccomi, eh. Ci sono nella nursery, sto entrando in questo istante, comunque, vediamo. Comunque ti avverto, sono sì. Una nuova bimba adesso. Sei questa qui non rosa? Non sono più come prima. Ma sei questa qui? No. Come no? Sono, c'è scritto Anna culla. Ma questa si chiama qui. Anna. E lo so, ah! Ma... aspetta, calma, c'è parte di nursery. Sì, se, ti vedo, sei qui, ferma. Sei normale. Io ti vedo normale. Sei normale. No? Okay. Perché tu non ti vedi normale, scusa? C'è qualcosa che non va? Ho la testa piccata nel vestito. Scusa, fammi uno screenshot così poi i ragazzi lo potranno vedere, va bene? Va bene. Sei capace? Sì. Va bene, allora fai questo screenshot. Fatto? Fatto. Ce l'abbiamo. Allora adesso vieni che papà ti porta fuori da questo. Certo. Ma aspetta, perché... devi adottare. Please adopt me, adopt me. Stai ferma! Allora, ti adotto, come ci si adottava, non me lo ricordo più. Come si... Guardami, adottami. Non ti posso adottare, posso solo prendere. Forse sei già adottata. No, perché io sto chiedendo di adottare. Adottami, papà! E non posso! Aspetta, forse dobbiamo fare... Qua c'è Anna, parliamo con Anna. Magari dobbiamo fare il party dell'adozione, non lo so. Senti, andiamocene via, va, che è meglio. Io non l'ho capito, forse... Ma mi hai chiesto tu di essere adottata! Ma non mi hai adottato! Vabbè, adesso ci lavoriamo, usciamo dalla nursery, ti metto qua, vediamo. Allora, secondo me io ti ho già adottata, per forza. Va bene. Ma non è che tu devi proporti, tu devi adottarmi, cioè tu devi dire che vuoi essere adottata da me. Lo sto dicendo! Ma da me! E fa fare solo ride! Ah, e a me fa fare solo adopt, ma ti posso mettere qui? No, aspetta. No! Che cos'è? È una cosa per fare i fuochi. Guarda, tira. Che bello, i fuochi d'artificio. Che belli i fuochi d'artificio. Ma dai, ma hanno messo un sacco di cose. C'è anche Babbo Natale, vedi che ti fa i regali. Babbo Natale. Scendi! Allora, Babbo Natale ti fa i regali. Noi siamo arrivati un po' in ritardo perché ormai Natale papà è bello che passa. Papà mi fa un regalo. Ti faccio un regalo perché a Natale giustamente non te l'ho fatto. Quindi vediamo che cosa ti posso regalare. Allora, ti possono uscire delle cose comuni oppure non comuni, rare, ultra rare, leggendarie, che sono tipo bellissime, ok? Io ti compro un regalo, costa $200. Mi ha invitato ora alla famiglia. Va bene. Finalmente, perfetto, ora siamo insieme, ok? Come hai fatto, scusa? C'è un tastino in basso a destra che c'è family e crei la tua famiglia. Ah, ho capito, va bene, allora, regalo per te, $200 di regalo, bellissimo questo. Bello, papà, sì. Che mi regala? Ti l'ho dato, tieni, scarta, vediamo che cosa ti esce dal regalo, Forza, scarta questo regalo. Cosa ti è uscito? Cos'è? Non lo so. Cos'è? Cos'è una cura, una pozione di cura. Ah, perché se tu fai la pappa che fa schifo io la mangio, ok. Ma è una cacca, cioè è una... non è un regalo pupù che è, è un regalo del cavolo. È anche papà, venuto pupù. Sonno. No, scendi. Scendi. Midsome sleep. Aspetta, ti devo comprare un altro regalo perché questo qui non era brutto. Però devo comprare i soldi. Porca miseria, mi costi l'ira del signore. Aspetta, allora prendo questo, il pacco di soldi di media misura. Qua. Cosa c'è? Vengo, papà. Ma sto cercando di comprare i soldi, non riesco. Papà. Cosa c'è? Cosa c'è? Voglio cosa? Questo.
cos'è? L'unicorno questo moto. Unicorno. La moto unicorno. Non so se si può comprare. Quanto costerà questo qua? Scendi che devo vedere. Papà controlla il prezzo, eh. Aspetta che non c'è il cartellino. Come? Papà è salito. Però papà non voleva salire. Non lo so quanto costa questo qua. Ah, ho capito! No, non è vero. Forse esce dai regali. Esce dal pacco! Quello che sto pensando. È un regalo leggendario. Sicuramente. Allora, aspetta un attimo che io... Papà cerca di comprarti... dei soldini. Però papà sta avendo bad time cercando di comprare i soldini. No, bad time. Sì, è bad time, nanna. No, non è bad time. Ah, ecco, mi è venuto fuori. Ok, fatto. Comprato, ricaricati i soldi nella carta di credito papà, di papà. Spruzzo soldini. Spruzzo soldini, ricco sfondato. Allora, prendi, scendi. Allora, ti compro un regalo nuovo, eh. Questo qui regalo. Sicuramente più fortunato. Tieni, aprilo, vediamo, forza. Apro. Scarzucchialo, sbrugalucialo. Vediamo qualcosa di ricco. Bello. Che cos'è? Un sciocchiato peluche, bro. Bello. Beh, sì, mi piace questo. Dai, questo qui è un bel regalo, eh. Questo qui è una... Pure io voglio fare il regalo a papà. No, il papà non ne ha bisogno di regali. Allora, io ti devo far vedere che ho una cosa però, eh. Questa qua è una cosa molto importante. Allora, il papà possiede un regalo che si è fatto da solo. Ok, questo. Il piltupano. Porca miseria. Papà, vogliamo. Che bello. Ok, allora dobbiamo andare. Dovremmo andare, teoricamente vorrei andare in casa. Ok, quindi andiamo in casa e faccio vedere casa, ok? Quindi sì, planiamo verso la direzione. C'è le cose di giocattoli lì. Dove? Lì, a destra. È vero. Porca miseria. C'è l'unino armagorno mio. E c'è anche, guarda, la pista di cos'è? Di pallone. No, possiamo giocare a calcio col pallone. Guarda, il pallone è più grosso di me, papà. Non fa niente. Allora, aspetta, prima ti papà, devo portare. Che c'hai? Ma come mi stai tenendo? Aspetta. Non mi stai tenendo. Vabbè, ma tu sei aggrappata tristemente. Ho anche sbattuto il microfono. Una scimmia aggrappata là sotto. Ti salvi, non ti preoccupare, ti salvi. Adesso andiamo in casa che papà ti porta a dormire, eh. Ci sei? Tutto sì. Viva? Ok, allora entriamo qui. Perfetto, sì. Volando. Bene. Papà, okay. Puzzo. Aspetta che devo scendere dal glider. Ok, porca miseria. Aiuto! Ok, ci sono. Papà, ci sono. Che io c'è? Puzzo. Perché puzzi? Come perché mai? Perché mi dice che mi devo fare fammi il bagnetto. Ok, allora, cos'ho? Un assegno? No, non te lo voglio. Vabbè, pigliati sta assegno. Allora, sì! Vieni con me. Ora ti posso fare il regalino. Sì, allora, tieni, mettiti nella doccia, ok? Strufina bene, mi raccomando. Sì, frusci. Brava. Splufidi. Ok, ho ricevuto dei soldi per averti lavata. Esci, dove sei? Eccoti qua. Poi, a quanto pare vuoi anche un po' giocare, sei annoiata? Però sì, sei anche assonnata, me lo dice, perché io... Sì, nanna. Sì, io ho una specie di barra da genitore dove mi però dà tutte le informazioni. Però io voglio fare il regalino a papà. Non lo voglio il regalino a papà. Vieni, penso che neanche lo posso aprire io il regalino. Dormi. Buonanotte, papà. Buonanotte. Vedo tutto buio quando tu dormi. È normale? Vabbè. Sì, pure io vedo buio perché la nanna è buio. La nanna è buissima. Vabbè, allora io nel mentre che tu dormi, io metto qualcosa di bello nella casa, ok? Ah, ecco, hai finito. Mi messo bene, sveglia. Eccoti qua. Ma rimane buio? Vieni. Ok, vieni. Allora, mettiti per terra, stai ferma e zitta, che papà deve prendere... Sono ancora più rattrappita di prima. Sono diventata un fungo. Ma io non lo vedo. Fai un altro screen. Ma poi ti si toglie il precedente? No. Ok, allora ti compro papà intanto, mentre i ragazzi vedono e io no, perché vedrò dopo. Ti compro questo qua. Ti piace? Guarda, guarda. Che c'è, papà? È uno specchio. Un fungo. Per vedere che sono ancora più nana. Esatto. Così. Grazie, papà. Così ti puoi vedere e sei contento. Ti piace? No, non riflette. Ah, beh, riflette il cielo. Va bene, è sempre bello. Poi prendiamo anche un'altra cosa, un altro dono. Prendiamo questo bellissimo tappeto. Ti piace il tappeto? Sì, così ti posso correre dal fungo sul tappeto. Brava. Bello, brava. Allora, datti una regolata, eh. E poi, come ultima cosa,
prendiamo, vediamo un'ultima cosa bella. Allora, sarebbe bellissima queste cose qua, però queste costano troppo, non le possiamo prendere. Tipo la culla reale. Guarda, Una bella cullona. Ma tu non sei reale, tu sei un po' fungo. Un fungo, quindi non te lo meriti. Fungo quella. Reale. Un fungo reale. E poi c'è il trono di papà. Ma papà non c'è altro. Vabbè, sì, dai, però poi mi botti a farti i regalini. Ma si bacca nel soffitto. Vabbè, è bello, però è molto bello. Scendi! Quello è il trono. È mio. No, scendi, sai, lo tolgo. Scendo. È il trono di papà quello. Aspetta che papà lo sistema un po', così. Perfetto. Guarda che bello che è, eh? Wow. Bellissimo. Vieni, allora ti porto. Ci sono tante cose da fare. Secondo me qua non ci basta un solo video con te picciurilla e me grosso. Picciurilla. Quindi dobbiamo fare assolutamente dei prossimi video. Il regalo a papà. Il regalo a papà adesso e poi dei prossimi video. Quindi se volete vedere un prossimo video, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su adesso, così io lo capisco e so che dobbiamo fare degli altri video. Mi sembra ragionevole, che cosa ne dici tu? Sì, ecco, papà, vedi? Ma lo sai che forse c'ho anch'io la casa. Non è vero. Allora, io qui ho visto che c'è un segnale che è stato messo per me, probabilmente. Perché io mi ricordo bene che ho buttato dal ponte sia te che bimbo povero. Sì, okay? è vero. Mi hai fatto fare i spluffiti nell'acqua. E quindi hanno messo che è vietato, mi sa. Un party dell'adozione. Non come voglio guadagnare i soldini? Non ho intenzione di adottare altri bambini. Andiamo a comprare, vedere se possiamo comprare il regalo a papà. Quanti soldini hai? I 108 soldini. Non bastano. Perché cosa? E ti 200? Faccio quello piccolo. Ah, si può fare? Sì, c'è quello piccolo, questo. Ah, allora sì, grazie. Papà lo apprezza ugualmente. La miseria, tieni. Quello piccolo. Vabbè. Dai, dammi il regalino. Grazie. Allora, lo apro, eh. Apri. Apro, vediamo che cosa mi esce. L'orso uguale. Vabbè, però ma è più grosso l'orso. Beh, perché io sono più grosso. Però è bello perché, guarda, io a parte te lo posso dare. Quindi tu magari hai due orsi, guarda, ecco, sei contenta? E in più, perché siccome noi siamo shoppone. No, basta, non ne possiamo comprare. Un altro piccolo per te, ok? Tieni. Va bene, un piccolo regalo per me. Tieni, apri, vediamo. Apro il regalo. Da qualcosa di bello. Se esce un altro orso, ti riporto alla nursery. Cos'è? Teleporte una pozione che mi fa trasportare in giro. Usala, vai, con coraggio. Vai. No, mi porta a casa o nella nursery? Ah, vabbè, può essere utile. Se ti perdi, così. Se mi perdo, torno a casa da papà. Brava, e se papà mi butta via, torno a casa da papà. Da papà lo stesso. Va bene, chissà se hanno messo che puoi fare Balloon to Sky Castle. Che cos'è questo? Puoi andare in un altro posto. Adesso funziona. Prima vabbè, non ma questo funzionava. Lo dobbiamo fare nel prossimo video. Sì, la prossima volta facciamo Balloon. Plum nel balloon. Ok, allora per questa volta io direi che possiamo anche concludere qua. È stato molto bello tornare a vedere la mia piccola bimba spina. Che è brutta. E magari la prossima volta si aggiusta a questa modalità fungo. E per questa volta è tutto. Lion ed Anna out. Ciao.